Allora Lorenzo, apriamo subito come sempre la puntata con l'oroscopo musicale curato dall'amica Silvia Pagni. Bentornati cari telespettatori all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno dell'Ariete nasceva un compositore italiano famosissimo per il brano Vespa 50 Special. A Bologna nel 1980 nasceva Cesare Cremonini. La madre Carla era professoressa di lettere e Giovanni Cremonini, papà, medico dietologo. Appena a 6 anni inizia a studiare il pianoforte. A 11 anni ricevette come regalo da suo papà un disco dei Queen e così dimenticò un po' la musica classica e iniziò a pensare e ad amare il pop rock. Cesare Cremonini dichiarò queste parole: studiavo Chopin e Beethoven, poi per Natale mio papà mi regalò un disco dei Queen. Mi accorsi che c'erano riferimenti alla musica classica in così tante loro canzoni che chiesi alla mia professoressa di farmi studiare Bohemian Rhapsody. Le sue attitudini per la scrittura risalgono all'età di 14 anni. Infatti, lui scriveva sui quaderni scolastici pensieri, poesie e non potevano mancare testi di canzoni. Disse così: mentre ero in vacanza con i miei genitori, scrissi Vorrei, la mia prima canzone. Nel 1996, con alcuni suoi amici di classe, fondò il suo primo gruppo, Senza Filtro, con i quali si esibisce in feste bolognesi, con un repertorio molto particolare, ma sempre con alcune cover dei Beatles e dei Queen. Alla fine del 1996 incontra Walter Mameli, che divenne suo produttore musicale, e così fondarono i famosissimi Luna Pop. Il 27 maggio 1999 esce in radio il singolo di debutto, 50 Special, con il quale il gruppo raggiunge il successo, disco di platino e più di 100.000 copie vendute in solo 3 mesi. Cremonini dichiara di aver scritto quella canzone poco prima dell'esame di maturità, ispirato dal libro Jack Frusciante e uscito dal gruppo, di Enrico Brizzi. A 3 mesi dall'uscita dell'album fa il suo debutto in radio con il brano Un giorno migliore, il secondo singolo estratto dal disco, e si aggiudica il disco d'oro per oltre 50.000 copie vendute. I successi di questo gruppo così particolare ne sono veramente tanti, ma la cosa importante è sono successi dopo successi. L'ultima apparizione di questo gruppo così fantastico avviene all'Arena di Verona il 18 settembre 2001, durante la serata finale del Festival Bar. La band così si divide ed ognuno prende la strada diversa, tranne Ballo, che segue Cremonini durante il percorso da solista. Il 15 novembre 2002 Cremonini pubblica il suo primo album da solista, Bagus, che significa tutto ciò che è positivo, gradevole, piacevole e bello in indonesiano. Il disco segna un passo fondamentale per la crescita artistica di Cremonini, mettendo in evidenza la volontà dell'artista di non cavalcare i successi del passato, cercando immediatamente nuove strade. Il pubblico ancora una volta lo premia. Infatti l'album rimane per 15 settimane nella top 50 dei dischi italiani più venduti, vincendo 4 dischi d'oro e vendendo più di 250.000 copie. Alcune curiosità. Parliamo del brano Qualcosa di grande.
La canzone vinse l'edizione del 2000 del Festival Bar, questo è risaputo. Ma sapevate invece che fu scritta tra i banchi scolastici? Un'altra curiosità, Cremonini è un grande fan di Freddie Mercury e dell'intero gruppo dei Queen. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale, vi aspetto lunedì e nel frattempo vi auguro una buona, santa Pasqua. Ciao a tutti da me, Silvia Pagni.